Così vuoi un'altra storia, eh? Una in cui è in gioco il destino stesso di Pandora? Se non vuoi uguale, te la racconto comunque. Prima cosa, c'era la cripta. Una prigione aliena da aprire con una chiave mistica. Ai guerrieri che l'aprirono, la cripta non concesse che tentacoli e delusione. Scomparvero nel deserto, sicuri che la cripta non contenesse alcun tesoro. Si sbagliavano. L'apertura della cripta innescò la creazione di Iridium, un preziosissimo elemento alieno che ben presto emerse su tutto Pandora. La sua comparsa attrasse molti, tra cui la Hyperion Corporation. Arrivò su Pandora per estrarre l'Iridium e per portare l'ordine su questo selvaggio pianeta. Grazie agli scavi, l'Hyperion scoprì le tracce di una cripta ancora più grande. Il suo capo giurò che l'avrebbe trovata e che avrebbe usato il suo potere per civilizzare il pianeta una volta per tutte. Ma l'Hyperion non era l'unica a cercare il potere alieno della nuova cripta. È difficile resistere al richiamo del pericolo o del bottino. Guerrieri arrivarono su Pandora a frotte per scoprirne i segreti. Alcuni li chiamano avventurieri, altri li chiamano stupidi. Ma io preferisco chiamarli cacciatori della cripta. La nostra storia inizia con loro e con un uomo di nome Jack il Bello. Potrei essere io? Certo. O noi? No, Jack il Bello. Sarei Jackino. Jackino la Bella. Ok, ci siamo. Bello. Stavo dormendo più o meno io. Mi sono appena svegliato. Qualcuno ha toccato qualcosa nel nostro gruppo di speak. Ormai ho perso le speranze. Ma sì, uguale. Che cosa hanno messo? Non lo so, serve il gruppo assigned, quindi. Oddio. Io non sto sentendo il gioco, però. Sembra Dio quello sul cartellone. Per la posizione. Questo okay, è un déjà vu. Questa cosa l'ho già vista. Dimmi, Messi. Alzerò un pochino l'audio perché si sentono giusto due sussurri e non si capisce un cazzo. Perfetto. E anche a me, perfetto. E sai cos'è? Che poi dopo è fastidioso mentre giochi. Ma saltare in e mo fammo. Tanto questo qua in qualche modo muore presto. Madò. Muore male. Ma... ciao. 2K Games present. Anzi, già farmi il coto e Messi presents. Presents. Esatto. No, questa qua la abbraccio. Andiamo. Addio. una YouTube Gaming Entertainment Production. Dai, che stiamo andando. Dai, aspetta. Borderlands 2. Esatto. Come avete capito, siamo Mikoto Messi. E Jafar. Esatto. Sì, vabbè. Non ci sono però nel video di presentazione. L'abbiamo fatta. Ah, ma quindi c'è anche il DLC con i personaggi nuovi? Sì. Sì, ah, esatto. Che figo. Oh, questi qua sono. Ah no. Che figo, questo sono io, 40. Questo è Jafar. E quella a destra è Mikoto e quella con i capelli blu. Messi invece è fantasma. Ti attack. E perché è più bella, allora la fanno vedere poi. La mandò. Sono Axton. Scusate se l'audio non è altissimo, ma mentre giochi è fastidioso, di conseguenza io e Messi abbiamo abbassato tantissimo perché dava fastidio. Ma io la recupero questa canzone figa e qui ci segniamo. Questa è ci Maya. Tutto. Chi è Maya? Io. Mikoto. Ok, a bomba. Io sono Gage, ma non c'è. Questo sacco dell'immondizia non lo fa nessuno. Salvador l'avevo preso io all'epoca. Però è tipo Mira a cazzo, Mira. Infatti. È un botolo. Si fece un altro personaggio bassissimo, poverino. Io volevo fare quasi questo qua. Bello. Strafigo.
Questo qua è direttamente da Warframe uscito. Anzi no, esatto. Warframe ha ripreso da questo, direi. In effetti è la stessa cosa che ho detto io a lei ieri. Esatta, pari pari. Si può confermare. Vero, vero. Namo, sì, Namo. Ma poi perché sono sopracciglia io, i gradi militari? Marchiati sì. A fuoco sul cervello. No, è indicazione dove darti un bacio, no? O un cazzotto, dipende. Esatto. Benvenuti su Pandora, amici. Che bello uomo. Che bello, già mi sta a piacere sto gioco, raga. Già mi sta a piacere così. Già si vogliono uccidere tutti. Che bello. No, non voglio saltare. Aia, nel naso mi è arrivato questo. Ah, ma qua posso scegliere. Ah, qua si sceglie. Quindi tu dovresti avere anche lo Psycho. Ma anche Mikoto dovrebbe avere anche lo Psycho. Sì, sì, lo Psycho tra l'altro era figo. Vedi, perché io non sapevo che c'era il DLC. Se no avrebbe solo Psycho, che non so che cazzo fa. E no, poi la intro tua come fai? Ancora non l'ho fatta. Ah, ok, a posto allora. Vabbè, basta, andiamo con cuore. Ma ho deciso comando, testa. Ma voi siete riusciti a toglierlo da davanti. Vabbè che voi usate... Io niente. Ho il joypad, esatto. E io invece io non so che quello. Faccio. Io userò la testa del grande mago. Sta scadendo il tempo, 3 secondi. Fatto. No, sono diventato ho fatto. Non ci sei. Ah, okay. A 5 secondi dall'inizio. I brividi. Oddio l'ansia, raga. Ancora devo porgere perché ho l'ansia. Ricordo non diceva, sta per iniziare, niente. Nessuno lo cagava mai il cronometro. Come nessuno caga questo tizio. No, aspetta. Parlano troppo alti. O a me non ha parlato. Detto. Lag incredibile. Sì. Aspetta un attimo. Eccolo. Non sei morto. Sì. Ora potrò andarmene dal ghiacciaio. Dio santo. Trap, sembra che la tua fortuna sia cambiata. Oh, ciao. Permettimi di presentarmi. Sono un robot steward CL4PTP. Piacere. Mi chiamano Claptrap. O lo Dio santo, no. Quali amici? Quelli immaginari. Esatto. Quelli morti. Qualcosa per aspetta. Te. Gaggia. Ecco, grazie. Prendi questo comunicatore. Ecco, mi cotto già fa, state morendo. E beh, perché abbiamo appena iniziato. Di classe 12 con tanto di minimappa. Ma adesso vieni. Vediamo di portarti al coperto. Andiamo. Ho una chiave dorata disponibile, aspetta. Fino a 160, ma vabbè. Andiamo bene. Un attimo che okay, non va il mio coso. C'è niente da fare. Questo è già fatto. Ciao Messi. Mi cotto. Ho detto un secondo, raga. Mm-hmm. Certo che con il mouse. Dai, ma io avevo scelto il cappellino figo. Dove è finito il mio cappellino figo? Io sono qui per aiutarti. Ciao, Angelo. Secondo te perché lei è l'unico personaggio che ha una faccia normale? Vivente. Ma poi sta fullata, sta. Cioè, ma Messi perché è tutta fullata sta Messi? Perché io sono bella. Io ero livello 2, fai tu, me lo sono rifatta per correzza personaggio. Per essere più simile a te. Ok. Ti precedo. Devo andare qui per fare uno scambio. Ah, ok. No, devo imparare tutti i tasti. Devo imparare. Ok, a posto. Vai, superato già far quasi. Oh, per una volta curiamo il teletrasporto. Ma questo teletrasporto. Grazie. Immagino. Fattere, ma vaffanculo. Sto pure a sentire. Ma sperando che mi dici qualcosa di interessante. Ha detto una cosa così intelligente. Apri di sesamo. Solo un po' di sicurezza extra. Che cazzo sono? Ah, Messi, mi hai fatto bianco per po'. Tu hai visto saltare per aria. Sì, raga, esplosa. Aspettate. Non correte troppo, che qua ci sono cose da raccogliere, però. Esatto, Messi sì. Luta tutto. Dai, già parlo. Già partimo. Ragazzi, mi dispiace per le cutscene, ma vedete che in gioco dà un fastidio incredibile. Un secondo che lo abbassa. Sì, no, ma poi è altissimo. Però nel video non ciao. Si sentiva nulla. Io non so se lo metto quello. Boom. Beh, vedi tu. Ah. Tu cosa hai messo? 3 messi? Io ho messo 1-1-1. Io pure, se no è troppo alto. Claptrap, ma coglione. Ma è cieco, poverino, gli hanno rubato l'occhio. Ho capito, okay. Però. È orbo. Prendi un'arma, aspetta. Raga, no, perché se... Ogni volta che comincio a giocare un gioco nuovo sembra veramente un ragazzino, sembra. È la fine, devo cominciare a capire tutto. Ma è normale, tratti così, tranquillo. A posto. Abbassiamo un po' Borderlands. Guarda, c'ha le foto nude. Vieni a vedere. Arrivo. Aspetta che non sono in gioco. Ha le foto gente nuda. Dove, dove? Qua. Vaffanculo. Ma che cazzo sto a guardare? Ma dai. Ma ci ha creduto tantissimo. Grazie, Mikoto. È una vita che sognavo di farglielo questo scherzo. Lasciate vedere tutti a fanculo. Basta. Ma va, gioco da solo. Non ci voglio giocare con voi. Basta. Allora, Jafar, se tu hai l'immaginazione, guardi e vedi un paio di tette.
anche io vedo, un rettangolo con un bikini, vedo. Ma cosa povero Clap Trap, lui gli piacciono quelle cose sexy, esatto. Ma cammino, ma dove sta? Dove? Ah. A chilometri. No, c'è ragione, meglio no. Ok. Oddio, però mi piace. Lagga leggermente. Mamma mia. Mi piace una cifra. Devo abituarmici. Ah, qua c'è robe. Soldi, soldi, ecco, si è preso un codo. Più o meno. Vai. Vita, c'è vita, già fare tua, vai. No, qua è pure pieno di roba da... non posso... Mi fai prendere quel cazzo di denaro? Simpatico, Dio. Sono simpatico. Simpaticissimo. Arrivami. Visto mai. Visto mai. C'è la vita là in fondo se ti serve, già fatto. Dove? Non vedo... Clap. Vedo solo Clap Trap. Ah, ok, grazie. E baffa, ti è così. Ok. Ok, vita. No. Dovrei avere... Ah, non ho bombe, ok. Madonna, quanto okay. È bello il cel shading, però. Mado, è la cosa più bella che abbiamo mai inventato, credo. Quanto è figo il cel shading, Dio santo. Aspettate, lasciatemi qualcosa. Beh, qua c'è vita. Ok, grazie mille. Grazie. Prendetela pure. Ok, prendila l'altra pure. L'altra la prendo io, okay. Ok. A posto. Vedete, questo si chiama gioco di squadra, così... Chissà quanto durerà, a me durerà, si sta eh? Bene, quindi... Esatto, quindi lascia lutare gli altri. Per quello che abbiamo preso qualcosa. No, vabbè, dai, in realtà ci vuole bene. Okay. Clap-trap. Dobbiamo tirarlo fuori dal... Ma veramente dobbiamo tirarlo fuori? Perché non lo lasciamo qua, ragazzi? Lasciamolo qua. Io quando ho fatto il primo pezzo da solo non volevo tirarlo fuori, onestamente. Certo. Amico tra gli amici. Esatto. Ma parla giusto, parla. Ma il bello è che non ne ha di amici. Aspetta, ma se gli salto sopra lo schiaccio per terra? No. Speriamo. Guarda, no, aspetta, prima... Aspetta, Clap-trap. Rimbalzi. Clap-trap. Clap-trap, Dio santo. Clap-trap. Distruggo la famiglia. Clap-trap. Mamma mia. Beh, è stato comico, è stato comico comunque. Già, lascia perdere. Esatto. Non ti ho guardato tutto il tempo. No, come è fatta ah no, è vero, sì, per allora è stato un fortunato caso, è stato. Ah, ok. Aspettate che rompo lì qualcosa della neve. Che figo. E beh, è proprio bello. Ma che gambe piccole. Sì, è vero. Braccioli lunghi. Ho così di aderezza, vero? Sono rimasta malissimo la prima volta. Sembra chissà che, poi guardi che fa schifo. Madò, quanto il poco danno, però. Capito. Fucilato. Tu sei abituato a 7. Oh, 300 stanzio. Di danno con un colpo, tipo. Capito, sei abituato a... Qui 39, ok. Vai, dai. No, oh, aia! Meno male che tira le macchine a Jafar, quindi va bene. Mi sono sparato, mi sa che sarà colpa mia. Che sono stato zittissimo. Grazie, Niente, Perché c'è del sangue che... Ok, no, niente. È il tuo sangue, Jafar. È il tuo. Non so se te ne sei accorto. Ah, sono io, perché... bene, a posto. Sì, è stata colpa mia, perdonami. Coi pugni nelle mani, Messi, coi pugni nelle mani. Perché, un limon cucciolo, via qua. Oh, ma non è possibile, ho fatto giusto. Oh, calma. Accazzotti, a cazzotti. Yeah. Su di un livello, okay. Madonna. Quando livelli non ti spara flash neanche un po' in No, esatto. No. Tieni. Ah, gliel'hai già. Ho il tuo occhio. No. Ecco. Aspetta, ho preso un'arma sbagliata. Davvero, non me l'aspettavo mai di far male a Jafar, perché ho sparato alla macchina. Sono messa malissimo. Cioè, sentiti in colpa. Come butto scarpa? Okay. Cosa sono quelli? I soldi che volano? Dove? Che sono? No, sto buttando roba. Raccattale tutte, vendile. Esatto. Ma guarda che siete siete due rimastine. A Roma vi chiamerebbero rimastine. Che brutto. Apri, dai, coso. Devono aprirci, su, muoviti. Ah, ma mi ha rotto la neve giù, c'erano le cose nascoste. Dai, su. E poi è bello che dice, c'è una passeggiata. Sì, lascia. E ci mette. Fai spazio. La cattiveria. Tanto non è capace, vedi? Se non ci fosse era Angelo... Era meglio semplicemente se ci si metteva Messi, coglione. Se non ci fosse Angelo staremmo qua vita. Muori. Sì. Vai, Angelo. Grazie, donna. Va bene. Ma se non hai neanche un corpo, cosa ci pensi tu? Ho detto grazie. Ah. No, ce l'ho con la tua. Con quale faccia compiaciuta, però. Esatto. Davvero? Ho fatto il dovere mio. Esatto. In cosa mi sto incastrando?
Il micoto forse. C'è una grossa cassa con dentro un grosso fucile a pompa. Okay. No, ve lo lascerò. Interessante. Ve lo lascerò fare alla brava per ora. Ok, vamos. Grazie, gente. Yes. Ok. Grazie. Meno male che ci sei, che sto così magnanimo. Ma davvero? Vai! Che bello! Posso implodere più velocemente. No! È rotolato giù, vero? Eccolo! Ma posso sparare alle genti da qua? Certo! Ciao! In testa! Ma no! Mikoto, mi stai passando avanti nel momento esatto in cui ho sparato, Dio santo! Con quale precisione? Esatto, ho fatto tutto apposta, ovviamente. Dai, tutto calcolato nei minimi. Ma ti giuro, ma cioè, se vai a vedere il video, fa paura la precisione. No, l'ho fatta apposta, perché volevo fare come ha fatto lui col robot. No, comunque, tutti i giochi senza danni da caduta li adoro. Sì, che ti lanci dai chilometri. Posso saltare. Esatto, posso saltare quanto voglio, tanto non c'è problema. Io scavalco, È vero, si possono rompere le rocce. Ok, preso. Non l'ho preso, ma c'era anche prima una roccia, però eravamo presi. Me si scavarca, fa l'hooligan, sì. Con la R. Ma cosa c'è? Ho una proposta per te, cacciatore della cripta. Oh, ricarica. Ok. Grazie, buono, Flint. Bello, utile. Ti ho detto. Aia, chi è che mi ha preso? No, c'è quello dietro. No, mi ricordo che stava da colpa a te. Non lo sapevo, ma ti ho detto subito, non sono stata io. L'importante è avere cose. No. Guarda come balla bene. Io gli metterei una bomba al posto dell'occhio. Sarebbe un'ottima idea. Così poi è molto amato Claptrap, vedo. Sì, comunque, da tutti, tantissimo. Io e lo odiamo, poi non ma salta bene, cazzo. Aia. Mm-hmm. Sì, sì. Sì, sì. Ci sto credendo, aspetta. Poi che esempi. Vabbè. Bravo, Hammerlock. Quando parla Claptrap sento le mie cellule cerebrali che si suicidano. Anche io. Piacere di conoscerti, cacciatore della cripta. Sono Dai. Con questi bello quando ci si dà titoli da soli. Al tuo servizio. Quelli che si chiamano dottor così a caso. Doc. Doc, ma se l'ha dato lui il nome Doc, non nessuno gliel'ha dato. Guardate con quale ingegno gli mette l'occhio. Io guardo. Aspetta, in qualche abitatina qua, in qualche cassetto. Shop, boh. Ecco. Ma di già, quanti soldi hai che fai già shopping? No, sto dando la parte che queste armi sono più sgravato, quindi. Bene. Che bello. Tutti molto felici. Però se facciamo i bravi ragazzi, ce le scambiamo quando le troviamo, poi non serve comprarle. Sì, sì. Sì, facciamo i bravi ragazzi. Invece facciamo gli avidi che comprano e vendono tutto, allora sì. Prendiamo esempio da Messi. Non sono io che ho recuperato le armi accattonissimamente per terra per poi rivenderle. Abbiamo capito che questo gioco si prospetta stupendo. Questo gioco già ha vinto. Là sotto vedo una cosa da prendere, tra l'altro. Vai. Si è buttato. Si è buttato a pesce. Esatto. È proprio morto. Devo prendere. Sì. Ma non abbiamo liberato qua sotto, sì, vedi? Sì, poi io ho pure due scudi, quindi poi se non mi servono li vendo. Perché? Ma perché mi incastri? Mi stai camminando sotto. E tu sopra e non riesco a muovermi. Ma neanche io, infatti non... Aia, oh. Ma deficiente. Ma dove sei andata? Sotto, buttati. Sì. Ah, ok. Io non mi fido mai. Devo cambiare arma, non toglie già più niente. Oh. Devi stare molto calmo, devi Guardate stare, va bene. Guardate che bello questo. Oh. Non l'ha visto nessuno, tipo. Ma se faccio così prendi danni? No. Oh, cretina! Oh, ma spara a modo! Oh, no, dai, oh, no! Con quelle calze così... Ma se ti guardo sotto la gonna da qui, A modo! Vai via! Mi siederò. Beh, però te l'ho detto, dai, ti ho avvisato. Cioè, nel senso, sono stato bravo un po'. Allora... No, scusa, non volevo chiedere niente. Aia, oh! Via. Oh, ma come... Oh. Che si accetta la fine. Che me sfidi e te ne vai. Vabbè, mentre facciamo gli idioti, io vi saluto. Questo è il primo episodio di Borderlands. E vedremo un po' come andrà questa serie. Per il momento è fighissima e ci stiamo divertendo un casino. Quindi lascio la parola ai miei compagni. Direi che, guarda, Borderlands può essere lungo quanto mi pare. Però se tutto va bene lo portiamo fino alla fine. E qui lo dico e qui lo nego, alla prima puntata. Davvero. Porta male. Vabbè, però, dai, ma voglio rischiare. Comunque, prima di tutto, spero che vi sia piaciuto e passo la parola a Messi. Come sempre, ragazzi, vi auguro una buona giornata e alla prossima. Saluto a tutti.